fatto al Duomo di Gioia Tauro un concerto che ha visto protagonista il coro polifonico Maria Santissima Annunziata di Oppido Mamertina, magistralmente diretto dal maestro Domenica Verducci. L'evento è stato fortemente voluto ed organizzato dal Rotary Club Gioia Tauro, presieduto da Antonio Castellano, per ricordare l'avvocato Luigi Mamone, recentemente scomparso. Dopo i saluti della professoressa Teresa Pagano, il presidente Castellano ha ricordato Luigi Mamone, avvocato, giornalista, poeta, scrittore, direttore responsabile del Corriere della Piana e socio del Rotary Club Gioia Tauro. Luigi Mamone è un grande uomo di cultura che ha speso la sua vita a favore del territorio. Dopo Emilio Argiroffi è il maggiore esponente del panorama culturale della Piana di Gioia Tauro. Subito dopo, il maestro Domenica Verducci ha presentato il coro, fondato nel 1977 da Don Vincenzo Tropeano. Il coro si occupa di ricerca, studio e divulgazione degli autori locali. A seguire, il numeroso pubblico presente attraverso un viaggio musicale che ha toccato tante nazioni, compreso alcuni paesi della Calabria, ha vissuto la magia del Natale. Alcuni brani sono stati accompagnati dal maestro Bartolomeo Piromalli. Ed infine, Don Antonio Scordo ha elevato una preghiera in memoria dell'avvocato Mamone. Presenti all'evento i figli dell'avvocato Luigi Mamone, Gaetano, Federica e Giuseppe, l'editore del Corriere della Piana, Luigi Ottavio Cordova, il dottore Gaetano Vaccari, presidente del Rotary Club Polistena, l'avvocato Vincenzo Barca e i rappresentanti di associazioni presenti sul territorio.